mettiamoci comodi perché ora c'è da incazzarsi. Comunque, a parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo video, un video reazione. Non facciamo video reazione dal video di Rispoli che ha fatto praticamente metà degli iscritti del mio canale. Adesso siamo a reagire al servizio di La 7, in particolare del servizio di Piazza Pulita, per quanto riguarda il mondo del bodybuilding. Ho visto che già qualcuno ha fatto dei video e ho detto perché non portare anche un contenuto e quindi guardare insieme a voi per la prima volta questo servizio e dare delle impressioni e ciò che penso io, facendo comunque parte del mondo non proprio del bodybuilding, perché comunque non faccio gare, non ho mai affrontato una gara, però so cosa si prova, ho amici che fanno gare e quindi posso comunque dare una mia opinione riguardo comunque una persona che in questo mondo ci bazzica più o meno tutti i giorni. Quindi iniziamo subito questa reazione, perché comunque il servizio è abbastanza lungo. E vi ricordo come sempre di lasciare un mi piace, commentare qua sotto, soprattutto in questi tipi di video, una bella discussione sana ci sta bene, e di iscrivervi al canale. Detto questo, iniziamo. Allora, per adesso il servizio è iniziato con una storia di anoressia, però passerei oltre perché non penso sia collegato a quello che riguarda il mondo del bodybuilding. Comunque, fosse collegato, poi ci ritorniamo dopo, ecco. Lo riscontra, questo è la conta delle calorie è il nuovo mantra, diciamo, autodistruttivo degli adolescenti? Beh, nuovo no, è un mantra purtroppo che abbiamo sentito. Ok, qui iniziamo a entrare un po' nel mondo del bodybuilding e di quello un po' più ci riguarda, quindi conteggio delle calorie e stima di quello che mangiamo. E se questa è l'introduzione al servizio, non è che mi soddisfi più di tanto, perché introdurre un servizio sul bodybuilding con storie di anoressia e paragonando il conteggio dei macros all'anoressia, oltre che essere completamente fuori strada, perché il conteggio dei macros e l'essere attenti all'alimentazione non implica avere un disturbo del comportamento alimentare, sia perché comunque associare una disciplina sportiva come è il bodybuilding a dei disturbi del comportamento, che per amore di Dio, lungi da me da dire che non ci sono bodybuilder con disturbi del comportamento, perché ci sono, è probabile, ma come ci sono nel bodybuilding, ci sono in tanti altri sport e sono circoscritti a dei casi ben specifici. Non sicuramente, non il 90% dei bodybuilder soffre di DCA come tutti gli altri sportivi. Questa frustrazione, interessante invece l'aspetto del social, come raccontava la ragazza, dove purtroppo non ci si riconosce più in se stessi, si è completamente perduto per questi ragazzi la coscienza di sé e si cerca fuori, dove il fuori è completamente falso, perché l'immagine che rimanda al... Ecco, su questo sono tendenzialmente molto d'accordo, perché per chi come noi sta molto sui social e comunque, essendo uno sport dove alla fine il risultato è quello estetico, possiamo vedere tantissimi atleti che, oltre a non magari ammettere di fare uso di sostanze dopanti e quindi già lì illudere un po' quelli che sono magari ragazzi che si approcciano alla palestra e non conoscono certe dinamiche, ma soprattutto vedere degli atleti, anche natural, che comunque hanno avuto la fortuna di avere una genetica mostruosa, come possono essere i campioni del mondo, campioni europei di natural bodybuilding, sicuramente mette in difficoltà delle persone che già di per sé sono fragili, vanno in palestra per comunque costruirsi una propria identità, e queste figure qua sui social possono, diciamo, incrementare questa loro visione di disparità tra loro e chi ha un fisico migliore del loro, ma non per magari meriti chissà cosa, ma magari anche solamente per una genetica più favorevole. Quindi su questo sono tendenzialmente d'accordo. Ovvio che non è che il personaggio sui social porta a disturbi del comportamento alimentare, o almeno una persona sana che fa vedere come si allena, fa vedere il frutto del suo lavoro, difficilmente è colpa sua se poi la persona arriva a DCA. Ci sono tantissimi personaggi, anche non nel mondo del fitness, che però inducono a dei comportamenti tendenzialmente sbagliati, come possono essere magari le diete flessibili all'estremo. Fatemela, perché Annalisa Ghirotti è una persona che intanto è una campionessa nazionale di natural bodybuilding. Oh, finalmente entriamo nel vivo del discorso bodybuilding. Infatti hanno presentato l'ospite, diciamo, della nostra categoria, quindi una bodybuilder a livello nazionale, natural, campionessa italiana, e quindi adesso, diciamo, dovremmo entrare nel vivo di quello che è il vero servizio riguardante il bodybuilding.
bodybuilding e poi è stata due volte sul podio mondiale. Si accomodi qua, poi dopo... Beh, come curriculum non male, direi. Cioè, massa grassa anche lei... 12%. 12%. Adesso perché sono lontana dalle gare. Se no, quanto arriva? 7. 7%? 7% di massa grassa è niente, cioè lei diventa praticamente... Beh, sì, in effetti il 7% di massa grassa su una donna è veramente, veramente poco. E quindi, beh, complimenti, perché sicuramente se lo dice un atleta a questo livello vuol dire che ha fatto gli esami del caso e ci credo, quindi veramente complimenti. Quanto le piace il suo corpo? Abbastanza. Usa spesso lo specchio? Non tantissimo. Cioè si guarda, fa le pose anche quando non è... Quando sono sotto gara, perché fa parte del mio sport. Perché? E qui mi sembra una risposta da persona molto molto intelligente, da una persona che comprende che comunque il bodybuilding è uno sport e in questo caso il posing fa proprio parte della disciplina e quindi è una parte integrante dell'allenamento, che però non ne fa un fanatismo, ecco, quindi... Non è che quando si alza la mattina va a fare il posing allo specchio o non passa la sua giornata a guardarsi, come molti pensano sia il bodybuilding, ma lo fa nel tempo strettamente necessario o a quello che serve per poi andarsi a giocare le medaglie mondiali o europee. Che le piace fare la bodybuilder? Mi piace perché aspiro a un'immagine fisica che trasmetta un'idea di forza. Non ha mai la sensazione che il suo corpo sia una prigione, che lei sia schiava, diciamo, di questa... Beh, già qui fare... Ora, io capisco che il suo lavoro sia fare il giornalista, quindi non mi metto a sindacare su quello, però partire subito, dopo che lei ti ha detto che si trova benissimo col suo corpo, che si piace, che si diverte ad allenarsi con... Non pensi che il tuo corpo sia una prigione? Cioè, si va subito ad alludere a una persona che si allena, una persona che fa bodybuilding, come una persona... Non psichiatrica, ma giù di lì. Di questa scultura che si è costruita addosso? No, è una scelta, nel senso è... Oh, perfetto, quello che avrei risposto anch'io. È una scelta, nessuno mi obbliga a fare bodybuilding, cultura fisica, e quindi niente, me ne assumo le responsabilità e mi piace ciò che faccio. Siamo a Igea Marina e oggi si tiene la finale del campionato internazionale di bodybuilding. Finale nazionale di WMBF, quindi Natural Bodybuilding. Volevo capire cosa si mangia per avere un fisico così. Più che altro cosa non si mangia. Allora, come sempre, quando vediamo un servizio della televisione, che sia un servizio di politica, che sia un servizio di informazione scientifico o in questo caso di bodybuilding, dobbiamo sempre renderci conto che c'è chi registra, c'è chi monta e c'è un copione da seguire. Quindi ovviamente su 50, 60, 100 persone che hanno intervistato a questa gara avranno preso i 3 o 4 spezzoni più interessanti, più divertenti, un po' più strani da mostrare al pubblico. Ovviamente uno che dice... no, guarda, io mangio tranquillo, ho mangiato fino all'altro giorno cose normalissime e magari lì si stava mangiando un piatto di pasta o delle patatine, come a volte si vede fare prima di salire sul palco, sicuramente non è stato inserito. Quindi anche questo atleta forse dovrebbe rivedere un po' le sue conoscenze in ambito di bodybuilding, ecco. Colazione, riso integrale con uovo, pranzo riso e pollo, pomeriggio gallette e pollo, ieri sera merluzzo. La domanda è perché? Sano narcisismo. Allora, anche questa va contestualizzata, perché questa alimentazione, se fatta il giorno prima della gara, nulla da dire, nel senso ci sta anche una settimana prima della gara. Ovviamente nessuno, cioè alcuni bodybuilding lo fanno, ma... quasi tutti i bodybuilder sani di mente, che sanno di cosa parlano, questa dieta non è che la tengano per 3-4 mesi, magari la tengano appunto la settimana prima per arrivare proprio nella condizione migliore possibile, ma ovviamente lo sapete meglio voi di me. Benessere fisico, anche perché qui siamo tutti natural, quindi non facciamo uso di nessun farmaco. E questo anche questo è vero. Anni di sacrifici che prendono senso in pochi secondi. Sacrifici quali sono? Vita sociale poca, perché non puoi mangiare fuori, devi seguire la dieta, non saltare mai un allenamento. Quanti mesi servono per trasformare questa panza in quegli addominali? Più che mesi parli di anni, forse. Anche qui, vita sociale zero, beh,
è un'imposizione. Ci sono tanti bodybuilder che si isolano, soprattutto nel periodo pre-gara, ma non ne faccio la maggioranza, ecco, perché comunque si può essere bodybuilder e atleti senza avendo una vita sociale degna, ma come lo sono quelli che fanno atletica o quelli che fanno calcio o quelli che fanno basket, ecco. Non cambia nulla. Quarto di galletta. Quando sale così asciutto non va giù bene, può dare un po' di reflusso. Ho preso il sale così. Perché? Perché di solito sale per veicolare all'interno della cellula l'acqua. In questo modo si gonfia di più il muscolo, è più bello da vedere. No, no, qui un po' di tecniche di settimana di peak prima della gara e durante la gara. Acqua contata. Acqua contata? Sì. Cioè? Dipende ci da... Ci sono dei giorni in cui non beve, nel periodo pre-gara. Dei giorni interi? Sì. Cosa Allora, qua fino alla metà del discorso andava tutto bene, nel senso, l'acqua contata pre-gara è abbastanza normale, nel senso, è comunque una variabile, porta a un peggiore o un migliore risultato, insieme al sodio, il potassio e tutto, quindi si cerca comunque di esasperare una forma fisica solo per la gara. Ovviamente non far bere l'atleta per giornate intere, ecco, questa propenderei più per una poca conoscenza della materia del coach rispetto all'ambito del bodybuilding in generale. Ad esempio sono le chilocalorie divise in carboidrati, proteine e grassi che devo assumere oggi. Peso tutto quello che mangio, qualsiasi cosa, che vada dalla caramella, dalla Tic Tac, al piatto di pasta, al cucchiaio d'olio, e lo inserisco in app. Allora, il fatto di contare le app, lo sapete meglio di me, io lo faccio, a volte smetto, a volte stacco, ma non ci vedo niente di male. E ovviamente non arrivo a contare le Tic Tac, su questo posso fare un piccolo appunto, però per il resto per un bodybuilder è normalissimo contare le calorie, anche perché si mangia talmente tanto come volume, come cose, che tra mangiare 100 grammi di pasta o mangiare ne 200, magari il bodybuilder non se ne accorge nemmeno a livello di sazietà. E quindi è utile contarle, perché comunque puoi prendere o 350 calorie o 700 e poi alla fine dei conti, alla fine della preparazione fanno la differenza, è inutile negarlo. In questo modo mi va a scalare quello che io ho mangiato e mi fa vedere quello che mi rimane. Ma se hai un compleanno, forza, una festa, un aperitivo, come diventa, si fa? Difficile. So che mangerò una pizza e 1000 calorie se ne sono andate. E poi, sì, con la pizza margherita. Io me la precalcolo la mattina, anche se non l'ho ancora mangiata, così so che l'ho già inserita e quelle chilocalorie lì già me ne sono andate via. Così io mangio il resto della giornata in base a quello che poi mangerò la sera. Se però arrivi a Quindi qui proprio il concetto classico di dieta flessibile, faccio rientrare tutto nei macros, che dipende dalle fasi. Allora, loro ovviamente in una fase pre-gara non si azzardano a mangiare una pizza, giustamente, perché ha comunque dei valori molto sballati e quindi rischia di compromettere settimane e settimane di lavoro. In una fase di massa, in una fase fuori dalla gara, ecco, io non farei di inserire la pizza prima, post, poi se c'ho troppo poco non la mangio, se c'ho 300 calorie in più in massa, pace, le smaltirò con un po' più di cardio o allenandomi meglio, ecco, quindi su questo posso non essere d'accordo. 1300 calorie, poi ti dicono andiamo a mangiare la pizza alle 6 di sera, o non ci vado, oppure mi prendo l'insalatina. Adesso lo banalmente, yogurt. Pre-allenamento e lo yogurt. Yogurt e banana di solito. Io con yogurt e banana vomito per 3 giorni di fila se lo mangio prima dell'allenamento. Inserire il codice a barre. No. Quindi faccio bip. Questa è effettivamente una figata. E mi dice che 100 grammi ha 43 kilocalorie. La mattina a stomaco vuoto c'è il reset, mi aiuta a non ristagnare dei liquidi. Multivitaminico, che è uno dei più completi. Questo è magnesio, ok? Per la riduzione di stanchezza e affaticamento. Se ne assumono 2 al giorno. Questi sono omega 3. Questa è vitamina C. Vabbè, solita carrellata di integratori che più o meno prendiamo tutti, chi più chi meno, però diciamo cose che conosciamo. Quindi direi di andare un attimo avanti. Il petto di proteine. Io ne metto 20 grammi di carboidratis. Questa parte poi l'avevo già vista, ma non dice niente di particolarmente interessante, ecco. Mostra la sua giornata, la sua alimentazione. Dimmi come. Sì, poi c'è questa piccola gag sul grasso corporeo, ma tu pesavo 45-46 kg. Ok, qui c'è la sua storia. Sì. Adesso, per dire, io sono 53 kg, per dare un'idea. Cioè, non ero proporzionata. Quindi io ho cominciato a dire, io non ho più culo, non ho più tette, perché
se ne vanno anche quelle quando dimagrisci tanto, le donne lo sanno. Ho capito che quello che fa vedere bene una donna, che fa stare bene una donna, è la massa muscolare. E dunque ora ci si allena. Andiamo ad allenarci. Questa comunque è una bella storia, una bella testimonianza di una ragazza che era sulla via dell'anoressia e grazie in parte a, alla palestra e al bodybuilding si è rimessa in carreggiata e comunque si è salvata. Molte, molte donne guardano appunto per prima cosa una foto su Instagram, su una rivista, eccetera, e dicono voglio essere così. Queste immagini non sono reali e se anche lo fossero sono donne che ci sono nate così. Cioè la genetica qua gioca un ruolo importantissimo. E quello che dicevo io prima, è inutile rifarsi a delle persone, voglio essere come X, perché probabilmente quell'X non è te, non ha la tua genetica, non ha la tua costanza, non ha il tuo modo di allenarsi, non ha il tuo modo di mangiare e probabilmente non sarete mai uguali a livello fisico. Quindi avere degli idoli sì, avere degli stimoli sì, ma non dire mai voglio essere come X, voglio essere come Chris Bumstead, voglio essere come Big Ramy, voglio essere come, ma anche Babacar per dire, voglio essere come Matteo Picchi per dire. È gente che si allena da anni, prima cosa, quindi paragonatevi con gente che si allena da quanto voi o poco di più o poco di meno, e gente che magari ha speso la sua vita per il bodybuilding e ha una genetica anche migliore della vostra. Le modelle ci nascono così. Se io nasco 1,50 m con dei fianchi tanto e annuso una pizza in grasso perché nasco così, non diventerò bene, punto. Qual è la chiave dell'accettazione? Fai in modo che la gente dica guarda quella quanto si allena, quanto è brava, quanto è costante. Giusto. Selvaggia, a te la parola. Ecco. Ho paura. No, beh, me le ha tolte tutte, nel senso che è evidente che c'è un'ossessione che tradisce evidentemente qualche problema da una radice molto più lontana. E effettivamente poi lei parla di... Ecco, io inizio già e mi incazzo subito perché, allora, a parte Selvaggia Lucarelli, con tutto il rispetto, è un opinionista di tutt'altro ambito. Quindi, prima di parlare di un'altra cosa, anche se sei un opinionista e quindi il tuo lavoro è dare la tua opinione, magari informati, magari guarda qualche video, guarda come si allenano, come vivono i bodybuilder, perché dare dell'ossessionata a una persona che semplicemente sta portando avanti la sua passione, sta portando avanti un suo credo, come può essere qualsiasi altro atleta, lei la mattina si sveglia, mangia come facciamo tutti, va ad allenarsi, come fanno tante altre persone, lo fa in palestra o non lo fa in un campo d'atletica, per dirne uno, e magari sta più attento di altre persone alla dieta perché appunto è sotto gara, ma non lo fa costantemente, non è costantemente sotto gara, non ha costantemente quell'alimentazione, cambia, varia, avrà le sue vacanze, avrà i suoi periodi liberi. Cioè io non capisco come si faccia tutte le volte ad associare bodybuilding a complessi mentali, DCA, persone psichiatriche. Dobbiamo staccare questi due concetti. I bodybuilder sono persone normalissime che si allenano, che hanno una passione, che si divertono ad allenarsi, a mangiare in un certo modo e ad avere i risultati del proprio lavoro sul loro fisico. Punto. Niente di più. Non bisogna sempre alludere al DCA, al disturbo del comportamento alimentare o a qualsiasi disturbo psichiatrico, perché non esistono. Disturbi alimentari pregressi, credo non abbia risolto fino in fondo. Non sapevamo che Selvaggia Lucarelli fosse un medico psichiatra per quanto riguarda i disturbi del comportamento alimentare. Se ha fatto una laurea, se sa come diagnosticarlo, complimenti a lei. Magari la cura anche a questo punto, visto che gli ha già fatto una diagnosi in diretta nazionale. Sublimano, diciamo, problema. Si sublimano nel... Diciamo che l'ha spostato, l'ossessione per il corpo è comunque pur sempre una sorta di dipendenza, un'ossessione appunto. Ecco, anche qui, l'ossessione per il corpo. Allora, non è che chi fa bodybuilding è ossessionato dal proprio corpo. Allora potremmo benissimo assumere che chi fa atletica è ossessionato dalla velocità. Chi fa pallacanestro è ossessionato dal buttare la palla in un cesto. Chi fa calcio è ossessionato da dare calcio a un pallone. Ma che discorso è? È ovvio che il bodybuilding, essendo una disciplina estetica, porta chi fa bodybuilding a concentrarsi su quello che è il risultato e poi quello che viene valutato in una gara, ovvero il corpo e ovvero estetica. Non è un'ossessione.
vedo ciò che mi sarà valutato quando ci sarà la gara. Il powerlifting, per dire, che si fa sempre con i pesi, non c'è l'ossessione del corpo perché si usano i pesi, perché viene valutata la forza e non l'estetica. Semplice. Alla fine lei oggi controlla il cibo, controlla il corpo, si vede meglio, ma fa una vita da incubo sostanzialmente qui. Anche qui, incubo per la signorina Selvaggia Quarelli. L'incubo per lei magari è la vita migliore che mi posso immaginare per me. Perché dobbiamo sempre ribadire e dover dare la nostra opinione su delle passioni? Cioè, io non capisco magari chi vive come eremita, per dire, ma se la persona che vive come eremita si trova bene ed è la sua passione e vive per bene, perché io devo dire che è una vita da incubo? Per me sarà una vita da incubo, sicuramente, ma non devo giudicare la vita di un altro. C'è spazio per nulla che non sia il controllo di se stessa del cibo. E poi quello che mi fa molta impressione è che parla di sé per come la vedono gli altri. Cioè, lei non parla di come si sente, di come si trova in questo corpo, ma dice: la gente mi guarda dal di fuori, analizza, giudica. Allora, anche qui il giornalista non gli ha chiesto come si vede, quindi lei non ha potuto rispondere a questa domanda, o almeno non è stata inserita nel servizio. E il riferimento a come la vedano le persone è su una sensibilizzazione di quelle che sono le immagini che vediamo online, quindi un aspetto positivissimo di questo servizio rispetto alla ragazza che comunque ci ha spiegato come le figure online siano molte volte false o comunque che creino false aspettative e falsi miti. Beh, la sua vita d'inferno magari a lei piace, nel senso, oh, non darei così per scontato, magari ad altre persone può sembrare che quella vita sia l'inferno. Vedi, basta far parlare una persona di quell'ambito, ovvero una bodybuilder, per smentire in toto ciò che ha detto Selvaggia Lucarelli. Magari lei ci sta bene. Cioè, lei dice, insomma, lei chiaramente fa, le piace, lei chiaramente si è privata completamente del gusto, cioè, del se, cibo, se non va, no? A cena con gli amici, però, perché non può mangiare una pizza, non può. Sostanzialmente, essere, però, diciamo, la sua vita, la sua attività sportiva la priva del cibo, diciamo, non necessariamente, perché magari è compensato da un altro tipo di piacere, la quantità di apporto di nutrienti che devi assumere, chiaramente, perché devi dimagrire, ma questo, come qualsiasi persona, deve creare un deficit energetico per dimagrire, così anche un atleta. L'atleta si deve spingere per questo tipo di sport a una percentuale di grasso corporeo inferiore a quella che sarebbe consigliata a una persona che semplicemente si vuole rimettere in forma, perché questo tipo di sport richiede quel tipo di definizione muscolare, quindi poco grasso per evidenziare la muscolatura che altrimenti non si vedrebbe. Direi chiaro e conciso, e non ho nient'altro da aggiungere, alla fine ha detto tutto quello che c'era da dire. E ribadiamo, e ribadisco un'altra volta, che è per un breve periodo di tempo. Non ci vivono all'8% come i maschi, non ci vivono al 6% come ci vanno in gara. Non ci vivi, è impossibile. È impossibile, non è sostenibile. E se uno lo sa, se uno è sano di mente, ci sta i 2 giorni della gara e poi ritorna ad una percentuale di grasso totalmente normale. Questo sforzo enorme, ha ragione Selvaggia. Noi viviamo un tempo in cui la fatica deve nutrire l'edonismo e l'autocompiacimento, che è uno sforzo altrettanto titanico degli sforzi che faceva. Allora, io non capisco perché nel 2021 non si riesca ad accettare che esistono al mondo delle persone che si fanno un culo così, un culo tanto, perché hanno un'aspettativa del loro fisico diversa dagli altri. Ma non deve essere etichettato come edonismo, non deve essere etichettato come narcisismo, è solamente un'aspettativa diversa. Se c'è una persona a cui piace poltrire sul divano e diventare obesa, cioè, male per lui, nel senso, perché comunque è una patologia, ma non c'è nessun... cioè, non è un'aspirazione, non è una cosa negativa di sé per sé, è un suo stile di vita. Se io nella mia vita ambisco ad avere un fisico del genere, so che la via da intraprendere è quella. Se io non lo voglio fare, c'è il divano, c'è la televisione, c'è i popcorn mentre guardo un film, c'è la via dell'obesità. È una scelta, non è... poi ci saranno sicuramente persone con dei disturbi psichiatrici, ma quello non lo metto in dubbio. Ma paragonare il bodybuilding a edonismo, narcisismo, non è così, non è così. Perché almeno per me il fisico che viene fuori dall'allenamento è il fine ultimo. E ciò è quello che mi torna indietro.
oltre alla forza muscolare. Quello mi torna indietro, io mi vedo allo specchio in questi 4 anni di allenamento, dico sono partito da qui, sono arrivato qui, sono migliorato, sono contento, vuol dire che quello che ho fatto si è tramutato in qualcosa di tangibile, visto che, ripeto, è uno sport estetico. Immagini ciò che appare, purtroppo togliamo spazio a altre cose che danno gratificazione nella vita, i legami sociali. Però io qui posso essere d'accordo, però dobbiamo anche ricordare che questa ragazza è riuscita a uscire dal tunnel dell'anoressia grazie ad un appiglio come la palestra. Cioè, come ci sono le medicine e i medicinali per i DCA, come ci sono diverse metodiche, se questa ragazza ha trovato rifugio nella palestra, perché dobbiamo fare una cosa negativa? Dovremmo essere contenti, dovremmo essere grati che questa ragazza non è diventata una psichiatrica, non è diventato un disturbo del comportamento alimentare conclamato e che non sia finita magari in un ospedale con un tubo nel naso per mangiare. Cioè, alla fine non vedo perché dobbiamo trovare il negativo in una cosa che è solamente positiva. Possiamo, posso dire... Poi aggiungo che tutte le persone sono diverse, nel senso, io posso trovare gratificazione a fare questo, te puoi trovare gratificazione a stare tutto il giorno alla play, te puoi trovare gratificazione a andare tutto il giorno in bicicletta o stare tutto il giorno a vedere la televisione. Non sono io che devo decidere tu cosa provi e con cosa tu ti gratifichi. Però questa cosa, il tema è quanto i ragazzi sono liberi di scegliere la vita che vogliono vivere, questo è il tema, al netto dei condizionamenti che questa società impone sul corpo e sul cibo. Allora, non penso che le scelte dei ragazzi siano veicolate e decise da chi fa bodybuilding. Ognuno è libero di scegliere, ognuno nella sua vita sceglie in base a quelle che sono i suoi ideali. Non penso che il bodybuilding sia neanche più di tanto pubblicizzato, soprattutto in Italia. Se stessimo parlando della cultura statunitense potrei capire, ma in Italia questo discorso non ha assolutamente senso, e quindi dire che il bodybuilding influenza i giovani verso l'edonismo, verso il narcisismo, non ha assolutamente senso. Nessuno ti verrà mai a puntare la pistola alla tempia dicendo te devi diventare un atleta di natural bodybuilding o un bodybuilder professionista. Lo fai, sei consapevole di ciò che fai, ti diverti facendolo, spero. E basta, come tutti gli atleti, cioè io se non mi piace l'atletica non la faccio, nessuno mi verrà a minacciare vai a fare atletica, semplice. Posso chiederle se lei ha mai sofferto di disturbi alimentari? Da ragazzina, quando ero molto giovane, inseguivo un modello di magrezza, perché sì è vero non c'erano i social quando ero ragazzina io, però c'erano le riviste che proponevano sempre, certo, i modelli delle ragazze da passerella estremamente magre. Ma è vero. Però l'atleta è l'emblema della persona più sana. Io quando seguo gli atleti sono le persone perfette, dove se cambi uno stimolo rispondono subito, il corpo ti rimanda tutto, diciamo, la capacità che puoi avere di creare una strategia ad hoc. Qui c'è il senso della violenza verso il corpo, ma quella... Allora, io mi meraviglio che questa qui sia una dottoressa di medicina interna, a parte questo, e ripeto, quando non si sa su un argomento, meglio tacere, meglio non dire cazzate, piuttosto che parlare, perché fai delle figure di merda davanti a migliaia di persone, perché dire che gli atleti di natural bodybuilding non sono atleti sani è forse la cazzata più grande che si possa dire. Prima cosa, perché gli hai mai fatto un esame del sangue, gli hai mai fatto un test sotto sforzo, gli hai mai testati fisicamente? Penso di no, quindi è inutile trarre conclusioni dal fatto che, oh mio Dio, sono al 6% di massa grassa. Poi la gara dura poche ore, il fine ultimo è la gara e, essendo uno sport estetico, ripeto, bisogna estremizzare quella condizione. Quando queste persone si allenano in off-season, sono dei mostri. Sono delle persone che se vogliono sollevano 4 o 5 di queste ragazze. Questa probabilmente non riesce a tenere neanche 8 kg in mano e va a fare la predica magari a un atleta che fa 120 kg di stacchi, 140 kg di stacchi, ovviamente in ambito femminile. Cioè, ma dove siamo finiti? Parliamo di cosa sappiamo. Almeno averci messo una volta il piede in palestra prima di parlare sarebbe quantomeno doveroso. Ragazza che apre quel frigorifero e prende in mano quello yogurt, ma si domanda ma il mio corpo come sta? No, si domanda quante proteine mangio per avere un muscolo che cresce, le pratiche della restrizione di acqua o di sodio, ci domandiamo cosa crea questa
pratica. Sì, ma ti ho appena detto che sono sbagliate e che sono superate da anni, quindi quello è un esempio sbagliato messo ad hoc nel servizio per fare scalpore. Passiamo oltre e vediamo che il 90% degli atleti non le fanno più e fanno le preparazioni totalmente fisiologiche. Al mio rene, come risponde al fegato? Allora dico, se io devo mettere in atto una strategia che mi lede, che long term non mi porterà al benessere, non può essere qualcosa che funziona. Ma infatti in queste cose non esiste il lungo termine. Queste preparazioni che abbiamo visto hanno un inizio e hanno una fine. La fine è la gara. Dopo la gara questa preparazione si interrompe e si torna a mangiare normalmente. Non è una cosa a lungo termine. Quindi se uso il cibo per farmi del male, quella cosa non va bene. Il cibo usato in questi termini, soprattutto nelle diete, queste sono diete prettamente iperproteiche, è dimostrato che porta... Come no, mi dispiace che lei non dissente, ma queste sono diete... Problemi reni, sento problemi reni in arrivo. Porta sicuramente a un danno, perché la proteina, come il carboidrato, aumenta l'insulina e i fattori di rischio in generale infiammatori, quindi non funziona. Allora, vabbè, a parte che qui ha tirato in mezzo una marea di cazzate tutte insieme. Allora, l'apporto di proteine è iperproteico per la popolazione normale, quindi se prendiamo la popolazione sana... sedentaria è iperproteica, perché comunque siamo sopra un grammo di proteine pro chilo al giorno, ma se prendiamo una popolazione di atleti, cioè ci sta anche che siano normoproteiche o magari iperproteiche negli ultimi giorni, ma una persona che si allena e mangia 2 grammi pro chilo di proteine, cioè è totalmente normoproteica, non è iperproteica, è iperproteica rispetto alle persone sedentarie, ma rispetto agli atleti, e qui stiamo parlando di atleti, non mangiano tantissime proteine in più. Ovviamente gli ultimi giorni, quando i carboidrati sono molto bassi, prima della ricarica, prima della gara, ovviamente ci sarà un po' più di proteine per mantenere il tessuto muscolare, ma, ripeto, sono pochi giorni. E oltretutto, fanno male SNI, cioè sono infiammatorie, sì, da che fonti provengono, quindi intanto analizziamo come si alimentano, da quali fonti arrivano queste proteine, non tutte le proteine sono uguali. E non tutto il cibo viene digerito nella stessa maniera e dagli stessi effetti. Poi dopo analizziamo anche per quanto viene seguita questa alimentazione, quanto queste proteine effettivamente servono, perché le proteine hanno un turnover e il corpo di un bodybuilder è molto accelerato rispetto ad una persona normale, c'è molta più massa muscolare, serve molto più proteine per mantenerla. Non è che uno mangia 200 grammi di proteine o 140 grammi di proteine per divertimento, è perché servono. Il servizio è finito, la reaction pure. È stato un servizio come me lo aspettavo, quindi denso di ignoranza e profonda non conoscenza dell'argomento, ma dagli ospiti non mi potevo attendere molto di più. E purtroppo dispiace, perché vedo il bodybuilding come uno sport molto spesso preso di mira e non compreso, e magari fare una trasmissione in prima serata, come può essere questa, dove al tavolo ci sono solamente esponenti del bodybuilding che possono parlare effettivamente della disciplina senza essere... diciamo soverchiati da persone come Selvaggia Lucarelli, che non c'entra niente, quel medico diciamo messo lì un po' a caso, e il ragazzo sul digiuno intermittente che c'entrava poco, forse sarebbe meglio e darebbe lustro a una disciplina che è veramente importante e ha molti più lati positivi rispetto ai lati negativi, soprattutto se si va ad analizzare quello che è il natural bodybuilding. Detto questo, vi lascio alla discussione qua sotto nei commenti, commentate, ditemi cosa ne pensate e cosa vi è sembrato di questo servizio andato in onda sulla 7. Noi ci vediamo come sempre in un prossimo video sul canale e mi raccomando, iscrivetevi.